Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. In questa edizione parliamo del premio Innovazione, che vede la collaborazione tra l'associazione Confindustria e il Consiglio regionale per premiare i giovani e progetti innovativi che emergono dalla nostra regione. Edizione quinta, questa del 2022, presentata all'Internet Festival di Pisa. Si è aperto lunedì 10 ottobre il bando per partecipare al premio Innovazione Toscana promosso dal Consiglio regionale della Toscana insieme a Confindustria regionale. Il riconoscimento nasce per sostenere e valorizzare la ricerca e l'innovazione tecnologica digitale delle imprese che operano in regione, promuovendo l'iniziativa giovanile e il potenziale innovativo del territorio. L'edizione 2022 è stata presentata dal presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mazzeo a Pisa, nella cornice dell'Internet Festival. Questo per noi è un premio importante perché lancia un messaggio di speranza alle ragazze e ai ragazzi. Investite sul vostro futuro, cercate di trasformare le tante idee che voi avete in una risposta da dare anche al territorio. Di fronte a noi la politica ha due strade: o sceglie di lavorare per anticipare il progresso, per sostenere tutti coloro i quali cercano di anticipare il progresso, oppure lo subisce, e se lo subisce non riesce a scommettere sulla costruzione di un futuro migliore per i nostri figli. Noi abbiamo lanciato insieme al Premio Innovazione un'altra idea, che è quella di costruire una fotografia della Toscana del 2050. E quale luogo migliore se non questo, un luogo in cui tante imprese si ritrovano in giorni belli per la città di Pisa, quali quelli dell'Internet Festival. Il bando, consultabile sul sito www.premioinnovazionetoscana.it, è rivolto a start-up, imprese private, in forma singola aggregata, spin-off accademici e universitari, con sede in Toscana, e prevede 4 sezioni di concorso: le start-up innovative, la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione digitale, i brevetti e la transizione ecologico-energetica. Quest'ultimo in particolare è stato scelto come tema centrale dell'edizione e mira a premiare progetti finalizzati all'innovazione di prodotto o dei processi produttivi in tema di diminuzione delle emissioni di CO2 nell'aria. In totale sono 9 i premi in palio, prevista anche una sezione speciale giovani, migliore imprenditore under 40, che vanno dai 5 ai 15 mila euro. L'innovazione per qualsiasi azienda, sia piccola, media e grande, è fondamentale per lo sviluppo, per la crescita, per riuscire a stare sul mercato. Il segnale che vogliamo dare è che tutti quindi possono partecipare a questo premio. La cosa importante è anche che ultimamente hanno partecipato non solo imprese giovani, ma imprese femminili, e credo che questo sia un bel segnale per il nostro territorio. Quando si parla di innovazione per le imprese si parla di innovazione di prodotto, ma anche di innovazione di processo. Industria 4.0, devo dire, è stata un'iniziativa eccellente per lo sviluppo del nostro territorio e molte imprese ne hanno usufruito, e in effetti sicuramente lo sviluppo tecnologico è importante, ma la tecnologia è appunto al servizio sia dei processi industriali e anche dei prodotti, quindi non solo dei prodotti ma anche dei processi, perché la crescita delle aziende, soprattutto delle PMI, passa molto attraverso la managerializzazione e l'innovazione di processo. E le novità di questa quinta edizione, perché siamo arrivati alla quinta edizione, è sicuramente il voler tracciare un ponte tra tradizione e futuro, riprendendo il nome dell'Amerigo Vespucci, che fu il nome del primo premio innovazione che Consiglio regionale e Confindustria Toscana nei primi anni 2000 lanciarono con lungimiranza. La novità principale però non è soltanto nominativa, è di contenuto, perché concentriamo tutta l'attenzione, la maggior parte delle risorse di questo premio, sulle due grandi transizioni industriali: la transizione digitale e la transizione ecologica ed energetica. Sono temi al centro dell'attenzione e anche della preoccupazione delle imprese, sono temi al centro anche delle ricerche e delle innovazioni che fanno le start-up, sono temi al centro delle scoperte dei tanti ricercatori e delle tante ricercatrici che caratterizzano l'eccellenza di questo territorio. Ancora i giovani protagonisti, stavolta della giuria di un festival del cinema indipendente, e l'Immagina Florence Film Festival, che è stato presentato in Consiglio regionale.
Sono i giovani i grandi protagonisti di Immagina Florence Film Festival, rassegna dedicata al cinema indipendente internazionale che si svolgerà a Firenze nella sede della Scuola di Cinema Immagina fino al 22 di ottobre. Il festival, promosso dall'Associazione Culturale Cinema Immagina e patrocinato dal Consiglio Regionale della Toscana, è stato presentato nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Ma è un momento di festa, per chi ama la cultura, per chi ama il cinema. È bello sapere che Firenze in questi giorni giocherà un ruolo che le è proprio, quello della capitale della cinematografia indipendente italiana, ed è bello sapere che lo fa insieme a tante ragazze e tanti ragazzi. Questo è un modo anche nuovo, diverso, di valorizzare le sensibilità dei ragazzi più giovani, che alla fine valuteranno e sceglieranno anche quelli che sono i prodotti migliori. 100 produzioni che arrivano da tutte le parti del mondo saranno davvero, daranno ancora più lustro a un'iniziativa bella che Giuseppe Ferlito ha voluto mettere in campo nella città di Firenze. Insomma, sono felice oggi di essere qui insieme alla Presidente Giachi per questa conferenza stampa e dire che questo luogo è un luogo aperto a chi investe sul futuro, a chi dà nuovi strumenti ai ragazzi e ragazze più giovani e chi li fa sentire protagonisti. Il festival dà spazio alle idee dei giovani e alla loro sensibilità, rendendoli protagonisti nella giuria per le produzioni indipendenti, ed è una novità per la città di Firenze. Un'iniziativa che è stata particolarmente apprezzata dalla Presidente della Commissione Istruzione e Cultura del Consiglio regionale, Cristina Giachi. Devo dire che questo festival ha due aspetti interessanti. Uno è quello di valorizzare attraverso le 100 opere che mostrerà il cinema indipendente di registi che naturalmente sono spesso esordienti o comunque giovani autori, ma dall'altro ha un'altra valenza fondamentale. La giuria è composta interamente da giovani che studiano il cinema. Allora, noi sappiamo che l'esercizio critico, la visione critica, maturare uno spirito critico è fondamentale, quindi trovo che sia un'idea straordinaria farglielo fare non facendo soltanto lezione e saggiando quello che imparano, ma sul campo, esercitandosi veramente nel giudizio di opere realmente prodotte, realmente uscite nelle sale. Quindi una bellissima occasione di mettere nell'occhio, sotto la nostra attenzione, un aspetto fondamentale che stiamo perdendo. La cultura non vive senza un pubblico in grado di fruirne criticamente, e noi dobbiamo far crescere uno spirito critico, una capacità critica sul prodotto culturale. Molti di questi ragazzi diventeranno magari operatori del cinema, registi, autori, o lavoreranno nel cinema a varia natura, ma magari qualcuno di loro non farà questo, ma sicuramente avrà un bagaglio di esperienze e sarà un osservatore, rappresenterà una fetta di pubblico di cui abbiamo uno straordinario bisogno. Quindi davvero complimenti alla scuola per come ha immaginato questo festival, che non è l'ennesimo festival o concorso di cinema, ma ha una funzione specifica che ben si colloca anche nel quadro dell'offerta in questo campo che noi abbiamo in Toscana. A raccontare questa prima edizione Giuseppe Ferlito, direttore artistico della Scuola Cinema Immagina. Ecco, questa è la prima edizione, abbiamo avuto tantissime adesioni perché vengono cortometraggi, film da tutto il mondo, perché sono regista e da giovane io cercavo sempre una vetrina per farmi vedere, e così è successo pensando ora a questi nuovi ragazzi che devono cercare di farsi vedere, e questa è l'idea. Più di 100 opere che parteciperanno a questo concorso, di che genere di opere sono arrivate? Sono tutti i generi, sono commedie, film drammatici, qualsiasi, cortometraggi, documentari, e tutti parlano dei temi molto molto importanti, perché ognuno parla della propria nazione. La qualità è molto buona, sinceramente, è interessante, perché poi considera che sono film che non hanno assolutamente la possibilità di essere diffusi nel circuito convenzionale, no? E quindi è un cinema più sommerso, è un cinema però non di serie B, è un cinema molto vitale, è un cinema che cerca di sperimentare nuove forme espressive. Abbiamo organizzato delle proiezioni alla Scuola di Cinema Immagina per 8 giorni, e ogni giorno verranno proiettati questi nuovi film. No, la giuria è molto importante, perché la giuria è formata da studenti della Scuola di Cinema Immagina. La Scuola di Cinema Immagina esiste da tanti anni, dal 94, opera a Firenze, ma praticamente è un punto di riferimento per tutta Italia. Tra l'altro, con la pandemia abbiamo avuto lezioni Zoom e quindi allievi da tutta Italia. Quindi paradossalmente si è ampliato il bacino di interesse della scuola. Gli allievi della scuola, soprattutto quelli dei corsi di regia, di sceneggiatura e di giornalismo cinematografico, che sono quelli che
curo personalmente, sono diventati giurati di questo festival. Quindi loro hanno visto i cortometraggi e i lungometraggi, loro hanno avuto un'idea del panorama internazionale offerto, loro hanno scelto. Quindi praticamente questo festival, noi siamo i garanti in qualche modo, siamo quelli che coordinano, però poi i veri artefici di questo festival sono gli studenti stessi, che hanno visto i lavori di altri ragazzi come loro da tutte le parti del mondo, che fanno cinema, che cercano nuove strade per raccontare il presente, per raccontare storie, e quindi poi hanno creato un programma che praticamente è loro più che nostro. Non solo lungometraggi nelle varie sezioni, ma anche corti, documentari e film di animazione che verranno proiettati gratuitamente nella sede della Scuola di Cinema per un'intera settimana. La serata finale, con la premiazione di tutte le categorie, è prevista sempre nella sede della scuola, sabato 22 ottobre a partire dalle 21. Gli spazi espositivi del Consiglio regionale della Toscana ospitano una mostra dedicata a Lorenzo Marini, aretino e grande talento pubblicitario. Lorenzo Marini, artista poliedrico e pubblicitario di successo, torna a Firenze con la mostra Type Art 2022, un'esposizione suggestiva di 16 opere presentate in coppia che hanno per tema l'arte della lettera e che attraversano diverse modalità stilistiche e compositive. La rassegna, ospitata nello spazio espositivo Ciampi di Palazzo del Pegaso, è stata inaugurata con l'onore del taglio del nastro che il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha lasciato all'artista. Una mostra che riesce ad arrivare al cuore delle persone e che, utilizzando le lettere, riesce a costruire bellezza. La lettera da sola non ha significato, la lettera messa in un contesto che può essere una parola, la scrittura, poi la lettura, ma anche l'arte grafica arriva al cuore e ne può cambiare la vita di ciascuno di noi. In un tempo in cui ognuno di noi si chiude in se stesso, in cui la guerra ci allontana dal futuro, ci fa vivere un presente difficile, investire in arte, investire in cultura vuol dire investire in libertà, e oggi noi abbiamo bisogno di più libertà, libertà di espressione, e ancora una volta ritroviamo il valore della lettera come segno distintivo di un cambiamento, il cambiamento della nostra vita e la creazione di bellezza. La ricerca, io vedo in queste opere di Lorenzo Marini in Type Art, soprattutto una critica a tante troppe cose superficiali della nostra società, è proprio uno scavare e andare in fondo al cercare attraverso la lettera, con questa indagine. Questo è il lavoro che fa uno degli artisti più importanti che abbiamo, e questa è una delle mostre sicuramente più riuscite che sono venute in questo palazzo. A spiegare il senso dell'esposizione è stato l'artista stesso, Lorenzo Marini. L'idea è semplice, le lettere sono segni astratti che ci servono per leggere o per scrivere. Noi in Occidente siamo funzionali, in Oriente sono più poetici, la calligrafia è un'arte, e dunque ho pensato di trasformare le lettere in illustrazione, in narrazione, in esperienza, e per questo non hanno più senso tutte coordinate, tutte attaccate, ma come le perle di una collana a cui togli il filo di seta diventano fatti in libertà. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana si aggiorna con voi alla prossima settimana.